Ehi, ciao ragazzi, bentornati sul canale Tutto Tech. Oggi nuovo video inerente il nuovo Amazon Echo Auto, ma siccome sto guidando è meglio che ci sentiamo dopo. A dopo. Oh, eccoci qui, siamo in una sede un po' più consona e stavamo dicendo, ci è arrivato finalmente l'Echo Auto. Allora, lo so che parecchi di voi diranno, ma è una roba inutile, questo prodotto qui secondo me farà un sacco, ma un sacco di polemica. Certo è che avendo le auto di oggi risulta, sì, ad un occhio un po' superficiale, passatemi il termine, inutile questo dispositivo. Io ero come voi, premetto questa cosa, molto titubante nell'acquisto. Infatti poi ho parlato anche con mio fratello, il quale mi ha detto, beh, però visto che siamo un canale che si occupa di domotica e comunque in elettronica in generale, va preso, va testato e dopodiché vedremo di dare anche la nostra opinione. Detto questo ragazzi, vi ricordo di andare a dare un'occhiata anche al canale Instagram, che ho visto che piano piano qualcuno sta andando a dare un'occhiata, ci trovate anche lì sempre sotto il nome Tutto Tech. E poi naturalmente vi chiedo di iscrivervi a questo canale YouTube e attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un video. Non vorrete mica perderlo, è santo cielo, dai. Se poi vi dovesse scivolare il dito e mettere anche un mi piace, a noi schifo non fa. Ma detto questo, prima di andare ad unboxare, mi si è sciolta la lingua, mi si è accrocchiata la lingua, prima di andare ad unboxare questo prodottino qui nuovo, io vi lancio la sigla. Non ancora aperto l'unboxing, lo faremo insieme a voi. Solita etichettina che questa volta ormai non mi frega. Tac. Vediamo che cosa contiene. Partiamo da alimentatore per auto da 12 volt. Questo vi dà la possibilità di connettere addirittura due USB, quindi potete connettere il vostro dispositivo più un altro dispositivo, magari un cellulare da caricare. Qui abbiamo il, come letto da qualche parte, pratico supporto per auto. Questa parte qui va inserita all'interno dei bocchettoni dell'auto e qui davanti ci va messo direttamente il dispositivo Echo. Cavetto USB, mini USB per l'alimentazione e poi un comodo jack 3,5-3,5, il famoso cavo AUX, per poter collegare in uno dei due modi, che poi andremo nello specifico, il vostro dispositivo Echo Auto alla vostra auto. Consigliano di usare l'AUX perché dicono che è sicuro e non dà interferenze di nessun tipo, perché magari alcuni Bluetooth potrebbero avere qualche difficoltà a mantenere il collegamento col vostro dispositivo. Il fantastico manuale di istruzioni, come al solito, e arriviamo al clou. Eccolo qui, è poco più piccolo di una carta di credito. Andiamo ad aprire. Dai, finalmente stanno facendo le robe libidinose. Vabbè, a parte gli scherzi, allora, nella parte posteriore trovate questi gommini per poterlo appoggiare, ma viene consigliato di utilizzare questo ed è magnetico. Nella parte superiore troviamo il tasto per mettere il mute al vostro dispositivo, come su tutti i dispositivi Echo, il tasto per attivare manualmente il vostro assistente vocale e poi, se ci fate caso, ci sono 8 forellini che sono i microfoni, i famosi microfoni che sono veramente curioso di andare a testare. Sulla parte sinistra troviamo l'attacco per l'alimentazione micro USB, il cavo AUX. Mi sono dimenticato una cosa, nella parte anteriore trovate il LED, che poi una volta collegato vedrete meglio, tipico del nostro assistente vocale. Questo era il contenuto della confezione. Detto questo, io passerei in auto per andare a vedere come si comporta e come funziona e come si può installare e tanti come il nostro Echo Auto. Ci vediamo dopo. Partiamo collegando il supporto direttamente al bocchettone. Basterà appoggiarlo in questo modo. Risulta stabile, quindi non mi sembra abbia problemi di movimento. Togliamo la pellicolina protettiva da sopra e andiamo ad appoggiare il nostro dispositivo Echo Auto direttamente appoggiato qui. Ricordatevi che il
lo smile, e quindi qui davanti poi si illuminerà di blu, va messo in questa posizione. Per quanto riguarda l'alimentazione, utilizziamo il cavo micro USB. Una volta inserito, lo andiamo ad inserire nella presa USB, oppure lo potete utilizzare con l'adattatore da accendisigari. La sede, in modo tale che sia alimentato. Eccolo lì. Scusate, c'è un po' di sporcizia in macchina, devo lavarla. Hello, hello. Ciao, hola. Let's get rolling. When you can safely ecco che so, l'Echo Dot si è acceso e fa la solita procedura. Ora colleghiamo il cavo AUX al prodotto, cavo AUX collegato nella sede, e adesso andiamo a collegarlo all'auto. Selezionate poi AUX come fonte d'ingresso e procediamo. Altra comodità di questo supporto è che si possono mettere i cavi, se per caso danno fastidio, agganciati qui davanti. Per prima cosa entriamo nelle impostazioni del Bluetooth, controllate che il vostro veicolo sia connesso, nel mio caso è già connesso. Adesso tenete premuto il tasto di azione sul vostro dispositivo, quindi il tastino quello sulla destra col puntino bianco, lo tenete premuto. Configurazione. Quando vuoi, vai sulla Alexa per aggiungere un nuovo dispositivo. E qui ci dice di entrare nell'app Alexa. Prima di questo andiamo a verificare che l'auto sia ancora connessa, va bene. Dall'app Alexa, dispositivi, tasto più in alto a destra, aggiungi dispositivo, Amazon Echo, Echo Auto. Qui ci dà l'avviso che non bisogna configurare questi dispositivi mentre si sta guidando, naturalmente. Continua. Ci spiega come configurare fisicamente tutti gli accessori dell'Echo Auto. Noi l'abbiamo già fatto. Continua. Trova direttamente il nostro dispositivo, ci clicchiamo sopra. Adesso andiamo a fare la configurazione. Continua. E continua. Allora, da questo elenco non vedete nulla. Come c'era scritto prima, ci potrebbe volere anche qualche minuto perché il dispositivo Auto Echo, Echo Auto, si connetta col nostro cellulare. Aspettiamo. Entriamo nelle impostazioni Bluetooth, nel frattempo è comparso anche lì, quindi è connesso. Torniamo nell'app Alexa, facciamo continua. Pronto sulla configurazione. Quando puoi, vai sull'app Alexa e aggiungi un nuovo dispositivo. Abbiamo trovato il dispositivo, ci clicchiamo sopra. Il tuo dispositivo è pronto. E l'audio funziona come avete potuto sentire. Quindi cliccate su continua. Assegnategli un telefono e andiamo a vedere tra i dispositivi. Eccolo lì, Echo Auto online. Adesso facciamo delle prove. Primo test, finestrini aperti. Stiamo viaggiando a circa 50 km orari e vediamo se il nostro assistente vocale sente. Alexa, che tempo fa domani? Per domani, a bugio, è previsto tempo parzialmente soleggiato, con una massima di 28 gradi Celsius e una minima di 16 gradi. Allora, il test per quanto riguarda i microfoni mi sembra che funzioni abbastanza bene. Abbiamo, ripeto, i finestrini aperti, quindi c'è molto rumore. Faremo la prova per dimostrare che, ok, io posso chiamare l'app Alexa dal mio cellulare. Il problema sarà dopo dare il comando senza toccare il tastino centrale. Ehi Siri, apri app Alexa. Mi avverte che, attenzione, se devi interagire con l'app Alexa, è meglio che non lo fai quando sei alla guida. Quindi già qui, vedi, sono un passeggero, mi dice. Già qui dovrei già tappare. Però lasciamo perdere questo. Adesso io voglio attivare Alexa, fate finta che ce l'ho sul portacellulare. Ho richiamato, ho aperto l'app e adesso gli dico. Alexa? Alexa? Alexa, che tempo fa domani? Ecco le previsioni per domani a Muggio. Come potete far vedere, il camera mi possa inquadrare un attimino qui, ho messo il muto sull'Echo Auto, in modo tale che utilizzo la app. Questo era per rispondere a quelle persone che dicono, vabbè, ma cosa me ne frega a me, tanto io utilizzo la app. No, attenzione, perché se voi state guidando, dovete
aprire la app, oppure date il comando vocale per aprire, però poi dopo dovete sempre toccare il tastino e questo è pericoloso alla guida. Qualcuno aveva detto che con Alexa si poteva fare solamente il droppino, chiamare altri dispositivi Alexa. Adesso vi farò vedere che invece è possibile chiamare anche un altro cellulare. Alexa, chiama Gaia. Sto chiamando il numero altro di Gaia Cuore Rosso. È partita la chiamata. Pronto? Ciao, tutto bene? Sì. Perfetto, era solamente un test. Grazie, ciao. Ciao. Come avete potuto vedere, si può tranquillamente fare anche una chiamata con il vostro dispositivo Echo Auto. Proviamo un messaggio? Alexa, invia messaggio. A chi? Gaia. Posso inviare i messaggi ai contatti che hanno effettuato la registrazione a messaggi Alexa. Per quanto riguarda i messaggi, viene riportato sul manuale che per adesso questa funzione è disponibile solo per i dispositivi Android. Io ho la mela e quindi per adesso non posso farlo. Abbiamo iniziato il test con l'installazione e tutto il resto qui in macchina. Mi sembra doveroso finirlo qui in macchina per un prodotto che va utilizzato in auto. Il prodotto si configura un po' con qualche difficoltà, perché comunque dovete sempre stare attenti che il Bluetooth sia attivato e che possa vedere sia la vostra auto sia il vostro dispositivo. I test che abbiamo effettuato, quello degli 8 microfoni, abbiamo fatto un test con i finestrini aperti e il dispositivo ha captato la mia voce e ha risposto a ciò che io ho chiesto. Per quanto riguarda invece gli scettici, io per primo lo ero. Le telefonate che si possono fare con il dispositivo non le fa solo su altri dispositivi Echo, ma le fa anche sui cellulari. Per quanto riguarda i messaggi, per adesso questa è prerogativa solo di chi ha un dispositivo Android. Più avanti probabilmente anche noi poveri eppoliani verremo soddisfatti. Per quanto riguarda la parte di installazione fisica del prodotto, ho testato nel pomeriggio il supporto, non si è mosso di una virgola, anche la calamita che tiene fermo il nostro Echo Auto fa il suo dovere in maniera egregia. I cavi hanno un passacavi che sinceramente fa passare bene il cavetto abbastanza di lato in modo tale che non dia fastidio, non impedisca i movimenti. E l'unica cosa, state attenti per quanto riguarda la connessione Bluetooth. Se poi avete proprio problemi o una macchina datata, c'è sempre l'ausilio del cavo AUX. Collegatelo con quello e avete risolto il problema. Sicuramente sarà molto più stabile la connessione. Qui sotto in descrizione trovate il link per poter acquistare il prodotto Echo Auto. Se avete domande, fatele pure qui sotto nei commenti. E al prossimo video. Ciao ragazzi!